Ve l'ho già detto. Senza ciao, sono bravo, grazie della compagnia, brother. Passare. Buona serata. Non sappiamo la formula. Seika? Oh no. Tu che meriti l'onore, Aloy. Ti è maledetto. Solo tramite la fede accoglierò la sua luce. Solo grazie a lui raggiungerò un nuovo mondo. Nessuno ha mai passato la verifica di fede così in fretta. Beh, noi sì, ora puoi farti da parte. Leva dal capra. Grazie, Dani. 19:42, sì. Ancora un 17. Non so tu, ma io ne ho già abbastanza di Londra. Già, vedremo che cosa hai in mente. Che bello, ragazzi. Guardate che colpo di scena. Guardate che colpo d'occhio. Che bello. Mamma mia. Per tutto questo tempo sono rimasti nascosti. Chissà se la vedono tutti così. Sì. Certo. Qualcosa ti preoccupa? Un po' niente. Tutto, in realtà. Spero di trovare risposte nella sala dell'ascensione. Sì. Ecco tutto. Beh, immaginate, si è studiato tutto perfettamente, raga. La sala dell'ascensione li porta dentro sto tunnel illuminato, anche molto molto figo, scenograficamente parlando. Proprio bravo, bravo Walter. Registrazione vocale, ragazzi, di Walter Londra. Oggi ho sentito un tono diverso nella voce di Nova. Una minima punta di riluttanza. L'ho rimessa in riga cambiando qualche parametro, ma farò qualche esame per sicurezza. Nova. Oh, aspetta. Ah, Nova era quella che ha provato a dargli. A correggere qualche sua idea. L'ho rimessa in riga cambiando. Ma farò qualche esame. Ok, quindi c'è ancora Nova che collabora con lui. Bene. Ma davanti a te c'è la salvatrice, mica Pizza e P. Effettivamente non ha tutti i torti la nostra Dani. Per niente proprio. Vediamo sta sala dell'ascensione, va. Un ascensore. Vediamo dove ci porta. Ah, proprio capirai, raga, capirai. Proprio gli fa salire sull'ascensore e fa proprio vedere la cose mai viste. Vabbè, va. Londra sa davvero come catturare l'attenzione. Sì, decisamente. Lassù deve essere uno spettacolo. Guarda come se le studiate. È così che ascenderanno. Londra sta costruendo un'astronave. Meglio dare un'occhiata da vicino. Pure l'astronave si sta a fare quello. Le nuvole non sono reali. È tutta un'illusione. Ah, certo, ha fatto come se fosse in cielo. Mortacci sua. Che maledetto che è. Che maledetto. Raccogliamo sempre il raccoglibile, ragazzi. Il focus. Cos'è questo suono? Non so. È un allarme, credo. Per le radiazioni, qualcosa di nocivo. Adesso dovrebbe essere sicuro. Controllerò meglio la nave. Va bene. Dimmi cosa scopri. Razzo. È la fonte delle radiazioni. Ecco perché ha preso i dati da quel vecchio prototipo nella sua base. Vuole usarlo per ottenere la spinta necessaria. Wow, vuole lasciare la Terra, raga. E scusatemi. E ste persone? A che cazzo gli servono allora? Let's go. Londra ha riattivato la stampante dell'Horus per costruire la nave. Cazzo. Questo spazio è per i seguaci di Londra, ma non ce n'è abbastanza per tutti. Di nuovo la sigla PSR. Cosa significa?
Beh, bene, ho visto. Che mi dici su quella nave? Che brutta faccia. Dimmi tutto. L'Horus ha un componente speciale, in grado di costruire qualsiasi cosa. Parti, strumenti, anche intere macchine. Londra lo usa per creare ciò che gli serve per la sua nave. Ma per riuscire a decollare, alla nave serve parecchia energia, molta più di quanta Londra ne avesse a disposizione. Così ha rubato qualcosa alla sua vecchia società? Esatto. Una parte dei dati che ha preso riguardava una specie di motore. Uno che è più tossico non si può. Se la nave dovesse partire, inquinerebbe questa terra e tutte quelle delle tribù nella regione. Morirebbero tutti avvelenati. Però c'è qualcosa che mi sfugge. Perché Londra dovrebbe fare tutto questo solo per andarsene? Glielo devi dire. Siamo alle solite. Non mi stai ancora raccontando tutto. Questa faccenda riguarda soprattutto la mia gente. Mia sorella. Merito di saperlo. Giusto. Ti dirò tutto, ma sappi che non sarà. Direi che il tempo è scaduto. Voi, carogne! Oh, deve essere il caro Zed. Sparpagliatevi, stanno arrivando i rinforzi. È arrivata la vostra fine! Guarda come sta equipaggiato questo! Mai visto prima un cannone come quello? Deve essere un regalo di Londra. Come ce ne andiamo via da qui? Zeta ha attivato l'isolamento. Ma forse si può mettere fuori uso. Capito? Uccidetelo subito! Non ti ascoltano, Seika! Cazzo, raga, che fanno male. Riesce lei a farsi con gli altri? Dammi la mano, bello Mirko, madonna di Dio. I deboli meritano la morte. Andrò sempre a segno. Quelli non ci mollano. Vedete qualcosa? Totale. Okay. Walter può contare su molti altri. Ma che due cose portiamo il cannone, raga. 19.56, 4 minuti. Chi è? Ultra Ball. Ah, Purugli, non l'ho preso. GG a Dani invece. Brava Dani. Trova il modo di disattivare l'isolamento.
bella domanda. Che cazzo mi invento, raga? Gli sparo diretto così? Non penso che gli faccio qualcosa, sinceramente. Lo scudo blocca i miei attacchi! Non ci provare, selvaggia! Lo scudo, quindi generatore. Un generatore. Ecco, l'isolamento. Aspettata! Pronto. Verrai. Idioti! Fate di meglio! Ad altri due nodi. Su, occhi aperti. Pronta a morire! Stampa ferma! Eccolo! Secondo override fatto. Preso. Serve il terzo generatore, raga. Lo state solo, l'hai visto? Quella è chiusa, quella porta. Ora non può essere quella. Qua. C'è una porta, ma è chiusa, raga. Non può. La porta è chiusa. L'isolamento ha bloccato tutto. Quindi sicuramente non è questa. Qua, trovato. Stoppa. Cazzi tua, frate. Scappa, mo devi scappare a te, bello mio, eh. Isolamento disattivato. Oh. Ora tocca a Zed. Bello Zettone. Fermatele! Dovrei affrontarti da sola, Aloy. Ce posso la fai? Continuare. Per Walter! Non mi tocchi! Penso avrete una freccia. No. Cazzo, si è aperta la porta. Andiamo. Grazie, bro. Grazie di cuore. Grazie di avermelo detto. Così sono anche dire il prossimo andrà. Grazie, bro. Sì, vai tranquillo, frate. È ora. Sono le 8. Io faccio il tuo fight al volo. Ora lo raggiungo. Conoscevo alcuni di quegli incursori. Non hanno esitato. Già, hanno un non so che di strano. Pensiamo a Zed. Comprendo la vostra paura. No, non c'abbiamo paura di niente, Zed. Devi stare attento, perché tra un po' ci avrai paura te. Non hai proprio capito niente. Non c'hai capito. Qualche altro della roba da lutare? No, andiamo. Eccoci. Vieni fuori, Zed. Comincia. Mi divertirò a schiacciarti. Il piacere è tutto mio. Su, scappate. Una coppia di disperate. Queste non gli fanno una merita mazza, raga. No! Questa la sente. No! Non so se gli posso staccare l'armatura con questa, raga. Io ti spezzerò, selvaggia! No. Finita! Presa! Oddio! Porca troia che tramba, raga! No, a distanza sta, ma io sono rimasto. Posso parlare? È inutile nascondersi. Mannaggia la madonna, ma sai che ci ripio tutti, raga.
No, non gliel'ho fatta, porco due. Non potete battere i prescelti. Decorerò il paradiso usando le vostre ossa. Morte rapida. Regà, sta senza armatura. Muore, comincia a sentire trame. Da 200 a 200. Ah, muoio io, fratellino mio. No, mi ha dato il target. Porco giù, sono morto. Il vostro dolore è musica per le mie orecchie. Re 11, regà. No. Beccate. No, fine. Un altro, mi serve. Tiro pure i cogli, però. Merda, muori. Bello Pippo! Arrivo, sì, arrivo. Tanto chiudo, mangio pure io. Dove avete portato la nostra gente? Rispondi alla domanda. Ha condotto i fedeli nel suo parco, nella penisola sud. Ma non ci arriverete mai. La torre sul posto rende quel luogo del tutto inavvicinabile. E mia sorella è laggiù? Ma era nell'ultimo gruppo. Non mi è stato ordinato di portarne altri. Ma Walter ha promesso l'ascensione a chiunque si mostri degno. Non riesco a capire. Lundra ti sta sfruttando per i suoi interessi. Ammettiamolo, sei una preda facile. Talmente pieno di te da non vedere la verità. Perlomeno gli hai dato parecchio a cui pensare. Adesso voglio sapere ogni cosa. Perché Lundra vuole andarsene? Qualcosa si avvicina alla Terra. Ha distrutto il mondo da cui è fuggito Lundra e vuole fare lo stesso al nostro. Distruggere il mondo? Chi potrebbe mai riuscirci? Si chiama Nemesi. È come una macchina, tipo. Grazie, Simone. Pomantis in chat. Di quelle che io o te abbiamo mai affrontato. Per questo Lundra costruisce la nave. Cerca di scappare prima che arrivi Nemesi. E suppongo che voglia portarsi dietro alcuni di voi. Senti, so che è molto dura da accettare, ma c'è ancora speranza. Se lo dici tu. Sai, Caio, c'è una spiaggia sulla costa sud-est dell'isola dove abbiamo distrutto la prima torre. Credo che sia il punto più vicino al parco di Lundra. E forse è il caso di fare rapporto all'ammiraglio. Dirgli quello che è successo qui. Abbiamo massacrata, raga. Bene. Ci vediamo alla spiaggia, allora. Abbiamo massacrata, poverina. Abbiamo comunicato a alla nostra Sega che c'è Nemesi in ballo, purtroppo. Fatto. La metterò alla prova appena uscita da qui. Ma non mi dica che me la dà come arma. Voglio controllare come stanno i Quen prima. La posso usare come arma, raga? No. È una nuova arma nell'inventario. Wow, il Quantum Spectre è un'arma potente e versatile. In modalità raffica di frammenti puoi sparare proiettili a ricerca contro bersagli sui quali hai piazzato un designatore. Usa R1 per piazzare un designatore su un nemico, consumando vigore. Equipaggia il guanto Spectre per... non lo so.
Non lo sapremo mai. Fanno comodo perché anche in campo aperto, boh, mi creo lo scudo, regà, e se vola. Ottimo. Che mi raccontate voi, ragazzi? Cosimone che mi racconta? Cosimone, spero che abbia recuperato al 100% ormai, Cosimo. Che dici? Come stai? Della nostra Otti. E anzi, gli mandiamo un salutone. Ciao Dani e ciao Otti, ragazzi. Godetevi la giornata, divertitevi. Eccolo l'SO del nostro Gabri, chi l'ha fatto? Grazie Gabri, grazie Cosimone. Comunque, ragazzi, se ancora non l'aveste fatto, Walter ci ha abbandonati. Ormai la conoscete Brennick tutti. Deve aver rivelato a tutti gli altri la verità. Ormai Londra non importa niente di loro. Saranno in confusione. Ormai la magari ha un impegno da qualche parte. Cioè, vabbè, ma sentite proprio un... Esci dal complesso, la missione principale, ragazzi, noi continuiamo. I Quen hanno bisogno di riflettere. Spero che se ne facciano una ragione e che tornino a ultima spiaggia. Devo vedermi con Seika prima e provare a parlarle. E che si risolva tutto. Let's go. È assurdo pensare che il mondo finisca. Lo so, mi dispiace di esserci andata così pesante. Beh, sei stata sincera. Mentre io invece non lo sono stata con te. Eccola il segreto di lei, dai. Quei dipinti che abbiamo visto nel vecchio edificio di Londra. Ho riconosciuto lo stile. Li ha dipinti mia sorella. Lei è una di loro. Una dei suoi seguaci. Io te l'ho tenuto nascosto. O l'ho nascosto a me stessa. Forse. Non c'è più. Ormai l'ho perso. Come sento di aver perso la mia tribù. E adesso mi dici che il mondo sta finendo. Come reagisco a tutto questo? Seika. Qual è il senso? Seika, capisco benissimo perché non hai voluto dirmelo. Va tutto bene. Però tua sorella, la tua gente, fanno parte di te. E sarà sempre così. Devi combattere per loro. Per salvarli da Londra, o forse soprattutto da se stessi. E ci riuscirai. Perché sei tu, è questo che ti rende forte. Non farai tutto da sola. Chiaro? Ti aiuterò, promesso. Ci stai? Va bene. Dobbiamo capire come raggiungere la penisola. Le correnti impediscono di nuotare. Vero. E non si può volare o usare la barca con quella torre. Stavo pensando che ci sarebbe una macchina che è in grado di volare e immergersi. Il tuffo plano. Dicevi che le torri hanno abbattuto chi si è avvicinato. Sì. Ma cavalcandone uno, forse potremmo fare di meglio. Potremmo immergerci ad ogni colpo sparato dalla torre. Puoi domarne uno con la lancia.
No. Mi serve un calderone. Non ancora, almeno. Ci sono ancora tuffoplani? Puoi trovarli? Ne hanno visti dopo la distruzione della prima torre. Chiedo all'insediamento. Bene, nel caso avvertimi. Nel frattempo, beh, io penso... Calderone, ragazzi! Dobbiamo andarci a prendere il calderone. In realtà l'idea Zio Chris, benvenuto molto. In live, bro! Grazie per essere passato. Buon weekend, bello mio, come stai? Allora, ragazzi, adesso sì, override. Bene. Stiamo bene tutte e due. Sì. Non posso permettermi alcuna distrazione. Mi servirà una mano adesso. Ehi, Beta. Beta. Ho bisogno di te. Parliamo un po' di lei. Tu e Gaia potete adattare l'override del solcasole anche per il tuffoplano. Buon pomeriggio. In effetti le due macchine hanno un codice simile. Si può programmare un aggiornamento software al terminale di fabbricazione. Ma ci serviranno dei dati dallo stabilizzatore di un tuffoplano e una membrana alare intatta. Bene. Nel frattempo preparerò tutto insieme a Gaia. Fa attenzione. Seika parlava di tuffoplani vicino a Ultima Spiaggia. La torre Zenith che abbiamo distrutto li aveva abbattuti, perciò potrei immergermi in cerca di parte. Le parti di tuffoplano. Ci posso arrivare in modo, sì. Oh cazzo. È pieno, regà, sto lago di me, porca troia. Ci sono parecchi cibermorsi. No. Per tre polvere ne farò almeno due. Sì, si gode. Si gode, bro. Parti preziose. Ok, dobbiamo trovare tutto il resto, ragazzi. Stabilizzatore e membrana alare. Qui dovrei riuscire a trovare delle parti di tuffoplano. Porca troia, ce l'ho sopra, regà. Devo stare ferma. Porca troia, regà. Vai, andate via, maledetti balordi, non siete altro. Vai, via, via. Ci siamo salvati, non so come, ragazzi. Oh, madonna, hanno girato tutti e due in maniera brusca, brusca. Ci siamo salvati, non so come, ma ci siamo salvati. Quindi si gode. Sono stabilizzatore. Stabilizzatore presa. Ci manca la membrana alare, raga. Membrana alare intatta. Ho quello che mi ha chiesto Beta. Ora occupiamoci dei celermorsi. No, no, mo ce ne andiamo dei celermorsi. Che ci occupiamo dei celermorsi? Ma rimattami, vai. Vai, vai, andale, andale, andale. Vai. Fatto. Seika. Hai trovato un tuffoplano? Ho visto uno stormo all'estremo sud dell'isola sotto Ultima Spiaggia. Vado lì. Se devi rifornirti, questo è un buon momento. Una volta lì ci metteremo subito all'opera. Queste coste mortali. Chiaro, a dopo allora. Ma io sto bene, lo so. Non mi sembra. Con un po' di fortuna riusciremo a trovare Londra e a capire cosa sta combinando con gli altri Quen. E a fermarlo prima magari, che lanci il suo. Magari mi dirai. Posso vendere un po' di roba, quello sì. Tipo armi verdi, regà, non ci faccio più niente.
Armi blu, non ci faccio più niente. Io la me ne tengo ancora. Ok. Io non ci posso credere che sono riuscito a prendergli lo schiantaggetto. Non so, non ci voglio credere, vi giuro, non ci voglio credere. Ma dove l'ha preso lo schiantaggetto? Vendi tutto. Allora, detto questo, bobine e tessuti aumentano la data di colpi utili del 15%. No, acquista mi serve. Acquista bobine e tessuti. 3 debrillite, porco, 2 ogni cosa, raga. Bordello. Acquista risorse. No. Proprio come l'avevi lasciato. Che mi serve? Modifica bobine. Ok, che tu metti qualche altra bobina a qualcos'altro, e questo tipo il maglio. Se c'ho ghiaccio io ti metterei ancora ghiaccio, perché ghiaccio va forte, frate. 300, va bene, top, molto bene. Vediamo se c'ho qualcos'altro ancora da mettere. Io ho levato sta cazzo di lanciatrappole, ma io la usavo parecchio la lanciatrappole in realtà, eh. Mi conviene utilizzarla, non utilizzarla, boh. Vabbè, mo andiamo avanti così, poi vediamo. No, voglio vedere se riesco a vendere qualcos'altro, però in realtà mo c'ho 10.000, non mi serve di vendere. Incontra Sega nella zona di Tuffoplani. Ma a me, cioè, o esploriamo, ma andiamo direttamente, raga. Non ci facciamo proprio problemi, andiamo proprio dritti dritti con la main quest e via. Mi dispiace solo che non c'ho la cavalcatura volatile, solo questo mi dispiace. Però se mo mi fai equipaggiare tutti i plani li posso cavalcare, regate gode. Pochi hanno il mio talento. Ah, pittura così. Non sai che ti perdi? No, no, lascia perdere, frate. Questa ad esempio mi ha fatto a piedi. Butta più di questo, vabbè. Posso fare,
c'è la barca là, io mi ti faccio, vengo a piedi, poi al nuoto. Non stai bene. No, no, proprio no. Proprio non stai bene. Hai presente? Barca. Torna in acqua. Mamma mia, Capitan Jack Sparrow. Allora, approviamo qua su questa spiaggia e tuffo plani, eccoli là, raga, abbastanza facile. Bene, Seika dovrebbe essere qui. Andiamo prima con Seika, ovviamente. Sono qui. Arrivo. I tuffo plani sono lungo la spiaggia. Scegline uno. Appena ne avrai domato uno, scopriremo se il nostro piano funziona o no. Sì. Sì, come cazzo non li avvicino, scusatemi, eh. Oh, mamma mia, che bello.